Ancora anni fa, andando a Torino da amici che lavorano in una ciclofficina a Barriera di Milano, che è un posto abbastanza tosto, c'è una bella scritta che dice "i rumori non si aggiustano", che è secondo me la formula in cui avvicinarsi al mondo della ciclofficina. Ieri squilla l'iPhone, parto davvero. Sono una baby star, sopra la car, la baby ci sta. Sono venuto qua che era un anno che praticamente sono stato in depressione, mi serviva gente a cui stare vicino, gente che volevo sentire al mio fianco per non fare, perché i pensieri frullavano nella testa di fare cose brutte, e allora sono entrato in questa realtà, in questa grande famiglia che mi ha sempre accolto a braccia aperte, e a me questo fa super piacere. È un luogo presidiato da due meccanici e da alcuni operatori sociali che vedono il luogo dell'officina un po' come uno snodo. Passano molte persone che hanno delle esigenze legate alla bicicletta, e proviamo a accogliere le istanze di riparazione affiancando il lavoro dei meccanici con quello di alcuni giovani, per lo più maschi, che si prestano a diverso titolo. Qua trovano magari delle attenzioni che altrove non hanno, delle attenzioni, quindi alcuni poi mettono in pratica quello che hanno imparato qua, magari o semplicemente nell'uso della bicicletta come un mezzo di libertà, o magari proprio appunto nel fare magari delle piccole riparazioni ad amici o vicini, perché effettivamente hanno imparato a fare qualcosa. Il lavoro qua non è fatica, La fatica è la relazione che sta dentro al lavoro. Il lavoro è propulsivo, generativo, è dinamico, è energetico. Il progetto Parlarsi per noi è un'occasione di lavoro a fianco di minori che si trovano in una situazione di povertà educativa. Attraverso questo progetto abbiamo avuto l'occasione per avviare un laboratorio con un ragazzo di un territorio marginale rispetto al comune di Cremona, che altrimenti non saremmo riusciti a intercettare. La porta si apre e si chiude e c'è sempre comunque qualche ragazzo che entra e esce. E i ragazzi sono molto attirati, penso, da questo contesto. Poi chi si vuole fermare a mettere a posto la bici, ad imparare, siamo ben felici. Chi invece entra anche per solo un caffè, comunque ha visto che in realtà è, e se un giorno vorrà rientrare, la porta è aperta. Dentro questo porto, che a me piace definirlo come un porto di amore e resistenza, si creano delle dinamiche che sono di lavoro, di mutualismo, di reciprocità e di possibilità rispetto ai propri presenti.